We have a dream. C'è una ragazza, il suo nome è Valentina, però lei si chiama Laretta. Ed eccola qua. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Tu di dove sei? Perché mi hai detto che sei nella tua casa nuova e non hai ancora niente. Esatto, sono in una stanza, nella mia stanza da letto ancora vuota, non c'è neanche l'armadio, quindi c'è un eco notevole, c'è un'acustica notevole. Ma stanza di dove sei? Dove abiti? Abito nella campagna di Roma, un poco fuori Roma, mi sono trasferita un pochino fuori dal caos. Ah, un pochino fuori dal caos. Senti, ma vivi da sola? Sì, con il mio cane. E dov'è? Di là sul divano, sta sempre sul divano. E come mai vivi di solitudine? Ti piace la solitudine? Mi piace la solitudine? Non lo so, un po' sì, forse un po' mi piace, forse un po' mi piace. Anche se a volte forse è dura, però ti dà tanta opportunità di riflettere, di meditare, di pensare. E quindi sì, forse un po' mi piace. Perché tu nomini il tuo nome Valentina nella canzone, però ti chiami Laretta? Laretta è un nome che in realtà mi hanno dato quando ero molto piccola. Una maestra di Milano che metteva gli aggettivi di fronte ai nomi, no? Prese a chiamarmi Laretta perché il mio cognome è Rettaroli, quindi mi chiamava Laretta Roli. E da lì è diventato Laretta. E negli anni tanti amici mi hanno continuato a chiamare così. Però nella canzone nomino il mio nome perché in realtà sono legata tanto all'identità, al senso di identità, che è qualcosa che cerco un pochino, no? Cerco un pochino con questo nome molto comune in realtà, molto sentito, eppure in cui forse non mi ci ritrovo così tanto. E infatti spesso quando canto quel nome in quel pezzettino, quasi non lo sento tanto mio questo nome, no? E quindi ho scelto di scriverlo nel testo della canzone. Non mi sento Valentina, effettivamente non mi sento molto Valentina, però non ho ben capito cosa mi sento ancora. Sono ancora un po' in ricerca. Sì, fra l'altro tu hai girato varie nazioni facendo musicista di strada, perché? Sempre per cercare un posto nel mondo. Una volta ho letto una frase su un muro che diceva: sono inquieto perché non conosco ancora tutte le mie case. Io forse sono un po' inquieta perché non conosco ancora tutte le mie case. Infatti questa sarà forse la decima casa che cambio. E spero di fermarmi per un po'. Non riesco a stare sempre troppo ferma. Non riesco a stare mai troppo ferma. Ma perché sei così irrequieta? Hai cercato di analizzarlo? Sì, è tutta la vita che cerco di analizzare il perché sono così irrequieta. E non lo so, forse è soltanto, può essere qualcosa di proprio, di qualcosa, una caratteristica inalienabile, qualcosa di un'inquietudine profonda che ti porta sempre a muoverti, a cercare, a non essere mai troppo calmo. Non lo so, forse a volte è possibile che la calma si trovi nel caos? Non lo so. Ma se la calma si trova nel caos, tu stai cercando il caos, perché sei uscita dalla calma, cioè sei uscita dal caos di Roma per andare in campagna, quindi... Esatto, ci provo, sì, ci sto provando. Ma tu, quando sei andata in Spagna, in Belgio, in Francia, eri piccola? Sì, in realtà io mi sono fermata, io sono tornata in Italia prevalentemente dopo aver fatto diversi viaggi. Sono tornata in Italia perché ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, ho fatto recitazione a Roma e da lì mi sono un po' fermata, quindi sì, ero più piccolina. Poi quando sono cresciuta un po' ho fatto questa accademia e da lì mi sono fermata a Roma. Sì, ero piccola, ero più piccola. Ma con la tua famiglia
Cioè, con tuo papà e tua mamma che rapporti hai? Con mia mamma, un bellissimo rapporto. A mio padre ho scritto la canzone che avete ascoltato voi, Bombe a mano, ed è un rapporto immaginario, platonico, perché non ci sentiamo da ormai quasi 30 anni, 27-28 anni, quindi non c'è un rapporto, c'è un rapporto interno con lui, molto forte, nel senso io lo sento, però non lo vedo né ci sentiamo fisicamente, ecco, no? Però non è che bisogna, insomma, credo che alcune persone si facciano sentire proprio grazie alla distanza, ecco, questo è il rapporto che ho con lui. Lo sento molto perché sento molto la sua distanza. Beh, non è granché sentire una persona perché ne senti la distanza. Senti, No, direi di no, però bisogna farci i conti. ma scusa, cosa ti cambia di cercarlo? In che senso? Ah, vedo proprio che sei predisposta. Cosa ti cambia di cercarlo? Cioè di cercare tuo padre? Ma in realtà è lui che non vuole essere trovato. Io lo cercherei, in realtà non avrei grossi problemi nel farlo. Per questo lo cerco de dentro, appunto lo cerco attraverso la musica, lo cerco attraverso le cose che scrivo, racconti. Però ecco, è lui che si nasconde, diciamo così, diciamola in modo poetico. Ma lui se n'è andato via da tua madre quando? Quando io ero molto piccola, e non l'ho più visto così. Sì, però secondo me dovresti provare di cercarlo. Ho provato, ti dirò la verità che ho provato. E lui non ha desiderato questo incontro, quindi ho smesso di cercarlo. È andata un po' così, mi sono un po' rassegnata e ho pensato anche che forse se una persona non vuole farsi trovare, forse è anche giusto lasciarla dov'è. Beh, non sono d'accordo. Non sono d'accordo No. perché non so se tu credi nel karma o... Certo, Bene, sì, allora tu sai profondamente. benissimo che se tu hai un rapporto negativo con tuo padre, un karma negativo, te lo porti nelle altre vite. Quindi è molto meglio che tu lo risolvi in questa vita. Io non credo di avere un rapporto negativo però con lui. Non credo di avere, anzi, credo di averlo risolto dentro in modo molto sereno anche. Non credo che, cioè, a volte. Non lo so, questa è una mia interpretazione delle cose, della vita. A volte ci attacchiamo molto al fatto di voler risolvere delle cose, voler a tutti i costi, e l'ho fatto per tantissimo tempo, non soltanto ri rispetto a lui, ma rispetto proprio a tantissime altre cose. E poi magari ci accorgiamo che per risolvere realmente qualcosa bisogna imparare anche a lasciare andare. E questa cosa forse ha un buon effetto anche sul karma, perché non stai attaccato come se stringessi con le mani una corda e iniziassero a sanguinare le mani, no? A volte se lasci andare, recuperi un po' un terreno di calma, di serenità. E forse questa cosa viene trasmessa anche senza dirlo agli altri, nel senso che secondo me in un certo senso. Se tu sei tranquillo nei confronti di qualcuno, forse quel qualcuno lo sente. E piano piano, chissà. Cioè, resti aperto comunque, Ma tu hai il tuo indirizzo email? no? Sì. Gliel'hai mandata la canzone che hai scritto per lui? L'ho mandata a sua sorella per fargliela sentire. E so che l'ha sentita. So che l'ha sentita. Mi ha detto che l'ha sentita, sua sorella mi ha detto che l'ha sentita. Sì, ma non usare intermediari, mandala direttamente a lui. Ci proverò, ci proverò. Oh, Prometto che ci proverò. guarda, Valentino Laret, come vuoi che ti chiami? Valentino Laret? Chiamami come vuoi, come ti senti? Vabbè, senti Valentina, io dire ci proverò è una stronzata, perché? Perché basta aprire una mail,
mettere il link come l'hai messo su Telegram da me e gliela mandi. Poi Allora. gli scrivi una lettera, caro papà, sappi che tu sei sempre dentro di me. Spero un giorno di poterti abbracciare. Punto. Allora, facciamo così. Te lo prometto che lo faccio. Sì, anche perché io quando ho visto te, ho visto l'immagine del tuo video che sei dolce. Tu hai una dolcezza dentro. Però il brano si chiama Bombe a mano. Il prossimo singolo si chiama Faccio a botte. Cioè, non... È vero, è vero. Faccio a botte, però parla di femminilità, quindi è ancora peggio, no? Faccio a botte con la femminilità, faccio a botte con il femminile. Certo, ma tu, puoi, tu per forza devi fare botte col femminile perché tu da bambina ti senti in colpa perché non hai trattenuto il tuo papà. Dentro di te inconsciamente c'hai questo senso di colpa. Può darsi, può darsi. Non mi aspettavo di aprirmi così tanto, grazie, è una bella cosa. Ma è ora che tu lo faccia, eh? Cioè non puoi rimanere da sola col tuo cane anche perché credo che il rapporto tuo con gli uomini sia molto condizionato da rapporto che non esiste con tuo padre. Il tuo scappare, il tuo andare a fare l'artista di strada in giro, ed è qualcosa. Cosa hai imparato facendo l'artista di strada? A conoscere un sacco di persone senza avere paura, a guardare tante persone diverse senza avere paura, tante realtà diverse. Ho dormito a casa di sconosciuti, cioè ho imparato un po' forse il senso della fiducia, della fratellanza, del fatto che comunque se stai in una situazione di difficoltà, effettivamente gli altri sono pronti ad accoglierti. Non è vero che il mondo è ostile, se ti poni in un certo modo. Io ho avuto tante connessioni molto belle e anche cose pazzesche, assurde che non avrei mai potuto pensare a livello razionale di vivere. In realtà, se stai aperto, succedono miracoli, succedono cose belle. E questo ho imparato, la fiducia, il senso di fiducia. Mi sono sentita spesso a casa in posti che non erano casa mia. E questa cosa l'ho imparata, sì, perché non era una cosa che. O forse l'ho riscoperta, ho riscoperto questa cosa da dentro, non lo so, però ho avuto questa impressione. Beh, visto che hai cambiato 10 case, ormai è chiaro che ti senti a casa in posti dove non sei, non sono a casa tua. Quindi... Vero, vero. Senti, ma tu come ti esibisci dal vivo? Io ho una formazione molto ridotta, cioè praticamente con dei synth, e quindi ho una persona che suona i synth ed ho un basso elettrico e voce e basta. Ma tu non suoni strumenti? E no, sono prevalentemente cantante. E come componi le canzoni? Suono, però non posso dire di essere una musicista. Compongo con il pianoforte, però non mi posso definire pianista. Non Senti, sarebbe. perché tu hai fatto due video dello stesso brano, Bombe a mano, uno acustico ed è un videoclip e l'altro invece è proprio semplice ed è la canzone prodotta. Quello semplice della canzone prodotta banalmente mi serviva. Perché dovevo partecipare ad un concorso, serviva un video e quindi me lo sono fatto in camera da letto, nella mia camera da letto, con la parete bianca, l'ho fatto con una camera e l'ho fatto da sola. E quello acustico l'ho fatto in quarantena durante il primo lockdown con un pianista che da lontano mi ha fatto la base, quindi in realtà non è suonata insieme, lui ha fatto la base e poi io l'ho registrata e abbiamo mischiato queste due cose e quel video lì invece, sempre durante il lockdown, una mia carissima amica, anche lei dell'Accademia di Recitazione, che aveva ascoltato il pezzo e le erano venute in mente delle immagini e quindi ha pensato di mandarmi questo video, me l'ha praticamente regalato, mi ha fatto questa sorpresa e quindi ho
ho deciso di metterci la canzone. E niente, questo. Io ho una grande passione per il video, e infatti mi occupo di produzione, video, insomma, è una parte della mia vita che mi interessa, è una parte del mio lavoro che mi interessa parecchio, l'aspetto del video. Però quello di Bombe a Mano che avete visto voi, ovviamente, è fatto proprio, cioè, è una camera, è soltanto una camera e io che canto la mia parete bianca, ecco, Sì, non è ma una grande. se dovessi scegliere quale dei due far ascoltare più che far vedere, cosa scegli? Sceglierei forse quello, il brano prodotto, forse sì, perché è quello che. Allora, Sì. facciamo una cosa. Ascoltiamo un po' del brano in acustico adesso. Lei si chiama Laretta. Fermo il tempo, mi fermo pure io. Davanti ad uno specchio non ti riconosco più. Faccio le smorfie fino a domani e conto in lei le vene delle mani. L'essere umano è fatto solo di DNA. Ci credo poco e so che conta pure l'anima. Mi piovi dentro, ma non ti sento. Sono sincera tutto il tempo, pure mento e no. Non chiederò mai come stai, tanto so chi sei. Una pistola caricata a proiettili di un bagaglio di muri. Li ho costruiti tutto intorno come se avessi ancora speranza di che non ci troveremo mai mai più. Immagini che durano poco, niente di speciale, c'è solo un'ombra, luce che fende l'aria. Non ci troveremo, ma tu, immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Chiudo la porta a chiave, resto chiusa qui per ore, in questa stanza in equilibrio a 2 metri per 3. Sola da tutto quanto, sola da tutto il mondo, sola da tutto il resto, sola da me. Fa strano dirti che non sento neanche più il dolore. Sono incapace di provare il minimo rancore. Piove sul prato, le bombe a mano che fanno male come quando ci abbracciamo e no. Non chiederò mai come stai, tanto so chi sei. Una pistola caricata a proiettili di un bagaglio di muri e me li porto tutti dietro come se avessi ancora speranza di che non ci troveremo mai mai più. Immagini che durano poco, niente di speciale, c'è solo un'ombra, luce che fende l'aria. Non ci troveremo, ma tu, immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Non mi sento in questo posto, non mi sento neanche altrove, non mi sento mai sicuro, già mi sembra di cadere. Non mi sento le parole, non mi sento più il mio nome, non mi sento mai capace, non mi sento molto bene, non mi sento in questo posto, non mi sento neanche altrove, non mi sento più al sicuro, già mi sembra di cadere. Non mi sento le parole, non mi sento più il mio nome, non mi sento Valentina, non mi sento di cadere. Sento di cadere e cerco di spiegarmi, ma tu immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Le bombe a mano che fanno male come quando ci abbracciamo.
Allora, si vede che tu non ami una casa perché le immagini delle case che hai messo nel video del giardino sono fatiscenti, non è un bel giardino, è proprio un qualcosa, eh? Ma in realtà questo però non dipende da me, eh? Dipende da Martina, che è questa amica che ha scelto di... Questo video io in realtà cioè non l'avevo neanche visto, né sapevo della sua esistenza. Lei ha ascoltato questo brano e mi ha detto, Vale, ho fatto sta cosa. Appunto, praticamente questa canzone l'ho cantata con un microfono da dentro l'armadio. Cioè, è stato fatto proprio veramente in casa durante il lockdown, compreso il video. E in effetti quella è la casa di Martina, quella è la casa di Martina. E perciò lei ha utilizzato questa poetica, che però alla fine ci sta bene, nel senso che è molto scarna, è molto diretta, no? Molto reale. Sì, difatti ero indeciso su quale mostrare. Adesso mostrerò il brano prodotto con il video fatto al volo da te Da e casa. in casa, in una delle case, perché non è neanche In più una delle quella. case. No, non è più quella, no, no. Lo so, ma questo era pacifico. Senti, allora, la cosa, tu mi hai fatto una promessa, quindi Sì. informami com'è andata. Va bene. Ok, io Ok. saluto la Red e ci vediamo il video ufficiale, diciamo, fatto al volo, però il brano prodotto di Bombe a Mano. Ciao bimba, Grazie. ciao. Ciao. Fermo il tempo, mi fermo pure io. Davanti ad uno specchio non ti riconosco più. Faccio le smorfie fino a domani e conto i nei, le vene delle mani. L'essere umano è fatto solo di DNA. Ci credo poco, so che conta pure l'anima. Mi piovi dentro, ma non ti sento. Sono sincera tutto il tempo, oppure mento e no. Ci troveremo mai mai più. Immagini che durano poco. Niente di speciale, c'è solo un'ombra, luce che fende l'aria. Non ci troveremo ma tu. Immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra. Sento che manca l'aria. La porta a chiave, resto chiusa qui per ore. In questa stanza in equilibrio, 2 metri per 3. Sola da tutto quanto, sola da tutto il resto, sola da tutto il mondo, sola da me. Fa strano dirti che non sento neanche più il dolore. Sono incapace di provare il minimo rancore. Piove sul prato, le bombe a mano che fanno male come quando ci abbracciamo e no, no. Dietro come se avessi ancora speranza di che non ci troveremo mai mai più. Immagini che durano poco, niente di speciale, c'è solo un'ombra, luce che fende l'aria. Non ci troveremo ma tu. Immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Non mi
sento in questo posto, non mi sento neanche altrove, non mi sento mai al sicuro, già mi sembra di cadere, non mi sento le parole, non mi sento più il mio nome, non mi sento mai capace, non mi sento molto bene, non mi sento in questo posto, non mi sento neanche altrove, non mi sento più al sicuro, già mi sembra di cadere, non mi sento le parole, non mi sento più il mio nome, non mi sento Valentina, non mi sento di cadere. Immagini che durano poco e non mi sento di cadere. C'è solo un'ombra, luce che fende l'aria e cerco di spiegarmi, ma tu immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Le bombe a mano che fanno male solo quando ci abbracciamo. Io ti ho tenuto in linea perché voglio commentare un commento di Frank Rossano che dice: voglio un'amorosa così. Frank, allora, Frank, non ti conviene, non ti conviene. È quello che stavo per dire io, Frank. tu non sai cosa ti trovi, hai capito? Lascia stare. Frank è sagittario, non vuol dire un cazzo essere sagittario. Lei ci tritura i sagittari. No, raga, non ci credo che sagittario è il mio segno. È il segno che, no, cioè, nel senso, io sono del leone, però c'ho un'attrazione verso il sagittario pazzesca. Lasciamo stare, Frank. Meglio di no. È un casino. Appunto. Va bene, senti, ci risentiamo perché poi mi devi anche dire com'è andata. Va bene. Ricordati che dipende da te, dipende dalla convinzione che tu hai e dalle parole che tu usi. Va bene. Ciao. Dimmi. Ciao. Stavi per dire qualcosa? No. Ti prometto che ti farò sapere come sarà andata. Lo farò e ti aggiornerò. Ok. Ciao, va bimba. Bene. Ciao. Ciao a tutti.